deciso di presentarmi essenzialmente attraverso i proxy organici che generalmente comunemente applico gli archivi sedimentari marini e che mi danno anche la possibilità di parlare di questi tre aspetti di cui mi curo, quindi sia ICE, oceanografia e quello che ho detto prima, Leo, il feedback al clima da parte del tempo. Quindi comincerei dalla parte del sea ice e quello che abbiamo fatto qui a Bologna, abbiamo messo a regime questo sistema per quantificare questi proxy che ci permettono di definire diversi regimi di sea ice. Quindi sea ice sappiamo benissimo ha una funzione fondamentale per il bilancio energetico per quanto riguarda i flussi di scambi di gas, ma è una vera e propria nicchia ecologica e al suo interno crescono, ospita appunto delle alghe che producono questi marcatori, nello specifico questi high branch isoprenoidi, questi isoprenoidi altamente ramificati. E da circa il 2010 questo IP25 si è imposto come uno fra i proxy marini, ecco, fondamentali per lo studio del sea ice. E questo viene generalmente integrato con altri proxy, tipici di ambiente di open water, quindi sterolitico, questo classico sterolo, e che appunto permettono la definizione di un indice chiamato PIP e che appunto mi definisce dei diversi ambienti, da copertura, quindi da Tier Sea Ice, quindi copertura protetta da parte del Sea Ice, fino ad andare a condizioni di open water, passando da condizioni più di collina o di seasonal sea ice. E questo mi dà anche l'occasione di introdurre un po' la tematica di Alessio, che Alessio Noverotto, quindi che lei ha già introdotto, il dottorando che lavorerà qui a Bologna, che non solamente si occuperà di proxy organici negli archivi sedimentari marini, ma si occuperà anche, insieme a Andrea Spolaor e i colleghi di Venezia, di sempre di ricostruire il ghiaccio marino attraverso carote di ghiaccio. Quindi il suo dottorato è interessante proprio perché lui integra archivi climatici diversi proprio per ricostruire il sea ice. E quindi penso che questo sia anche un nostro punto di forza come istituto. E queste sono le due carote di ghiaccio su cui si concentrerà, e adesso siamo nella definizione delle carote di sedimento, però si pensa che queste due aree, ecco, indicano i siti dove stiamo scegliendo le carote. In teoria questi proxy li abbiamo già usati, non in Artico ma in Antartide, e questo lavoro è stato qualche mese fa. Abbiamo applicato, diciamo, il cugino della V25, l'Ipsor 25, che è sempre un isoprenoide altamente ramificato, leggermente diverso, che marca invece quelle alghe che vivono nel fast ice, soprattutto nel plate ice, quindi sotto costa. E questo l'abbiamo applicato a un report che fa parte appunto del progetto di Leo, Oloferne, e abbiamo ricostruito appunto la variabilità del fast ice negli ultimi 2600 anni. E attraverso tipo una statistica cluster abbiamo identificato un threshold secondo il quale appunto questa baia si apre o non si apre, e appunto questa linea tratteggiata qui, e ci siamo accorti che negli ultimi 700 anni, secondo i nostri dati, la baia ha fatto fatica a aprirsi in estate. Quindi quello che è questo come condizioni di fast ice persistenti durante l'estate.
Questo batte abbastanza bene con la ricostruzione climatica fatta dalla Barbara, che penso sia collegata, che vede un cooling attraverso gli isotopi dalle carote di ghiaccio, e quindi concordano, ecco, con il fatto che questo raffreddamento potrebbe essere la spiegazione per cui in estate la baia negli ultimi 700 anni ha fatto fatica ad aprirsi, mentre prima ha alternato, insomma, periodi di completa apertura o di parziale chiusura. Adesso ci si sposta invece alle Svalbard, sempre sempre nel Kongsfjorden, per parlare un po' più di oceanografia. Questo invece è un record preso nel 2017 qua al centro del fiordo per ricostruire la paleo oceanografia. E nello specifico ho applicato dei marcatori organici ai chenoni, che sono sempre queste, sono sempre lipidi di questi di alghe, nello specifico di quest'alga Emiania Huxley, e a 37 atomi di carbonio con un diverso grado di insaturazione, che è proporzionale alla temperatura. Quindi è possibile definire un indice che poi può essere convertito in temperatura, che è questo grafico qua. Quello che abbiamo appunto ricostruito in questo record degli ultimi 800 anni è che c'è stato un graduale cooling dal periodo medievale caldo, come è anche confermato da un altro record però glaciale preso sempre alle Svalbard, nella parte più orientale, Fona, e poi attraverso gli alcheloni ma vediamo che si marca bene anche due periodi noti di raffreddamento nel nord Atlantico. Quello che invece non si nota è che mentre la carota di ghiaccio mostra un generale riscaldamento, noi non vediamo un generale riscaldamento. Quello che io penso, anzi quello che si pensa, è che c'è stata una forte riduzione del sea ice, che lo si vede dai dati storici. Questo che vedete qua in rosso è la costruzione dell'anomalia del ghiaccio marino in primavera. Questo essenzialmente vuol dire che dall'inizio del XX secolo c'è stata una forte riduzione dell'ice age, quindi si è ritirato ad aprile, quindi praticamente il Kongsfjord si è trovato libero dal ghiaccio prima, e questo ha spinto, secondo noi, la metà primaria verso periodi più freddi, ecco. Quindi già ad aprile, che è un periodo molto, molto freddo per le acque, considerate che le temperature massime vengono registrate intorno a settembre, quindi aprile è un periodo molto freddo, e quindi questo ha un po' camuffato il riscaldamento che appunto sta avvenendo, e che invece è stato registrato dalle carote di ghiaccio. Altri proxy che uso, questi sono PDGTs, che lavoro in collaborazione con i colleghi dell'AVI. Questi invece derivano da Archaea, che svolgono un ruolo fondamentale per quanto riguarda il ciclo dell'azoto, e in teoria non sono stagionali, anzi il vero challenge è capire che stagione rappresentano, però considerate la vasta profondità dove sta presa la carota di circa 300 metri, e la foto in edizione che hanno questi organismi, in estate si pensa che questa temperatura sia più invernale. Infatti, una volta calibrata, dà delle temperature molto più basse rispetto agli alchinoni, che invece mi riflettono una temperatura più primaverile estiva. E la cosa curiosa è che, per assurdo, viene che le temperature più alte, invernali, avvengono durante il periodo più freddo, durante la Lia, mentre invece i periodi più freddi avvengono quando la nostra carota di ghiaccio mostra che c'è un riscaldamento e quando decresce il sea ice. E questo è lo si può spiegare perché il sea ice ha appunto un ruolo di inibizione per quanto riguarda la circolazione profonda, vuol dire che con l'espansione del sea ice io ho più protette la parte
superficiale della colonna, vuol dire che la convezione profonda è inibita ad aumentare all'espansione del sea ice, mentre invece una volta che vado a ridurre il sea ice, paradossalmente le acque più profonde si raffreddano, perché ho una convezione profonda più efficiente. Quindi praticamente questi due marker mi vanno un po' a definire come varia la temperatura in estate e in inverno nel fiordo. Su questa carota poi ci stiamo occupando anche di traccianti invece terrestri e grazie a Leo anche per aver introdotto Gianmarco, che per adesso si sta occupando di fenoli della lignina. Questi noi li usiamo come traccianti per capire come si è comportato, come è variata invece la componente più terrestre in relazione a questi cambiamenti climatici che abbiamo appunto appena visto. Questi sono traccianti fantastici perché non sono prodotti appunto dalle avi, quindi permettono di definire di caratterizzare molto bene l'input terrestre. Io li ho applicati in passato, per esempio questo sul margine siberiano, per non solo caratterizzare la differenza fra un input dovuto a una regione costiera e collasso dei permafrost, ma anche input dai grandi fiumi artici, e poi seguire il loro percorso lungo il sistema di dispersione dei sedimenti. Sono anche molto utili per tracciare passati eventi che hanno riguardato il permafrost. Per esempio, in questo caso guardiamo un flusso enorme a un set dell'Olocene. Questa è una fase di riscaldamento improvviso dell'emisfero boreale, come abbiamo si vede appunto dal delta O18. Quindi noi pensiamo che in questa fase ci sia stato un grossissimo rilascio di permafrost, e questo è un periodo molto interessante perché qui avviene anche un importante jump di rilascio, quindi aumento del carbon stock in atmosfera, sia come CO2 sia come metano. Quindi una delle mie, diciamo, linee di ricerca è quella di capire non solo il permafrost attuale, ma come si è comportato in passato. Se tutto va bene, dovremmo partire per una nuova crociera a fine agosto, Covid permettendo, e la carota che vi ho mostrato era da questa zona qui. Questa crociera che durerà due mesi andrà a campionare, andrà a prendere tutte le carote per essenzialmente fornire ulteriori archivi climatici anche in relazione del permafrost, e poi si concentrerà anche molto sulla parte sottoposta per andare appunto a evidenziare quelle zone che attualmente sono soggette a una fortissima erosione, come abbiamo visto da quella foto. Concludo vuol dire che non è solamente con concentrazione, un nostro interesse è anche la composizione isotopica. Ho visto addirittura dal sito che Venezia stessa è apprezzata di UNGC AMS, ha usato in passato gli isotopi del deuterio, sempre applicati allo studio del permafrost, quindi sono più che interessato alle sinergie con la sede di Venezia. E quello che invece stiamo facendo qua a Bologna, stiamo mettendo a regime un sistema di PrepGC, quindi la possibilità di isolare i singoli composti con il sistema, è un sistema gas cromatografico con un sistema di trapping che ti permette di appunto isolare i singoli composti. Quindi si passa da una matrice, in questo caso complessa, qua sopra, fatta di un insieme di differenti acidi grassi, e il sistema poi riesce a intrappolare i singoli, e questo ha un grossissimo vantaggio per esempio per quanto riguarda tutte le varie datazioni per gli archivi sedimentari in Antartide, dove non abbiamo carbonato. In questa maniera si può andare a datare per esempio
il singolo composto marino e ottenere una tecnologia dove prima invece l'unica cosa che poteva essere datata era il vano. Oppure uno lo può applicare per biomarcatori terrestri e avere qualche informazione, per esempio se la fonte del materiale terrestre arriva da, per esempio, fusione di permafrost subsufficiale, quindi con il C14 io capisco che l'età di questo materiale è relativamente moderna, oppure sono più profondi, quindi ho un rilascio di materiale fossile e cosa che posso fare solamente andando a isolare i singoli composti. Quindi questa è un po' la panoramica dei differenti topics di cui mi occupo e gli strumenti che utilizzo. E sono convinto che ci sia anche in futuro possibilità di grossa sinergia con le altre sedi e quindi ho voluto anche presentare in quella maniera per far vedere agli altri di ISP che cosa si può fare.